Salve a tutti, amici di RTV e di Striscia l'Antimafia. Cominciamo questa giornata, questa diretta con l'appuntamento di Francesco Schiavone, detto Sandokan, il capo dei capi di Casalesi. Quindi un appuntamento veramente storico. Nemo, che ci dici di questo appuntamento? Sì, è un pentimento davvero storico, da alcuni definito epocale, da alcuni definito ancora più importante di quello tra Tommaso Buscetta e Giovanni Falcone. Ebbene, Schiavone chi era? Francesco Schiavone è partito quasi dal nulla, è partito facendo l'autista però per un boss molto importante, dall'Umberto Amaturo. Successivamente diventa sicario per la varia camorra dei Casalesi, si arruola con la nuova famiglia contro la nuova camorra organizzata di Cutolo, successivamente tradisce i suoi capi per diventare il capo di quella compagine e fonda la banda dei Casalesi così come la conosciamo oggi. Adesso si è buttato pentito, da lui si richiede, in un certo senso ci si aspettano rivelazioni sui rifiuti tossici e sulle collusioni della politica. Ricordo brevemente che lui non è l'unico collaboratore della sua famiglia, lo sono anche la moglie, lo sono anche i figli, e lui è diventato anche il primo boss con il quale lui ha lavorato, il tale Umberto Amaturo. Bene, allora oggi con noi ci sono due ospiti, c'è il giudice Colucci, poi c'è Maria Carlata, che ormai conoscete tutti quanti, e poi c'è la mia perseguitrice seriale, la nostra compagna di viaggio Mary Petrillo, presidente dell'associazione. Mary, allora questo arresto, tu sei il presidente dell'associazione più importante, i collaboratori di giustizia e testimoni di giustizia, no? I sostenitori dei collaboratori e testimoni di giustizia, infatti si chiama. Che ne pensi di questo pentimento eccellente? Beh, penso che sia un pentimento molto importante, con la speranza che sia, prima di tutto, per credibile, e questo ce lo dirà poi la magistratura, e soprattutto che si riveli una persona indispensabile per indagini molto più approfondite rispetto a quello che conosciamo oggi della camorra. Per cui ci aspettiamo da lui nomi eccellenti, nomi importanti, le cosiddette mele marce dai colletti bianchi, perché effettivamente è lì che noi dobbiamo andare a scardinare tutto il sistema. Una volta che si arriva alla base, quindi, di questi problemi, sicuramente si può anche trovare un riscontro nella giustizia e sicuramente una politica più pulita, un'imprenditoria più pulita. Bene, con noi abbiamo un'altra perseguitrice, ci siamo rassegnati a Maria Scarlata. Maria Scarlata combatte al mio fianco da quando sono sceso in campo mediaticamente, quindi sono anni che gestiamo tutte queste cose sui collaboratori di giustizia. Si può definire tranquillamente un precedente storico, no Valeria? Sì, in questi anni avrò seguito, veramente avrò sentito centinaia e centinaia di collaboratori. Ma io spero che la sua collaborazione porti a qualcosa di veramente grande, ai colletti bianchi. Io mi aspetto questo, all'arresto dei colletti bianchi e poi soprattutto che si riescano a bonificare tutte queste aree che sono state inquinate. Bene, Daniele Colucci, io quando guardo Mary Petrillo e vedo Maria Sgarlata, a me mi viene voglia di collaborare con la giustizia. A Beh, te? Stessa cosa, penso, sì, giusto? anche io sono molto ispirato da loro, quindi confermo, insomma. Perfetto, perfetto. Forse Schiavone ha preso ispirazione anche da loro, cioè vedendo le più belle Sicuramente. presidenti di un'associazione, no? Quella Sicuramente. ufficiale, Mary, e quella comunque storica, simbolica. Valeria, io collaborerei con la giustizia solo per essere abbracciati dalla nostra associazione. Daniele, Ci sta provando. scendiamo ai tecnicismi. Allora, Francesco Schiavone, detto Sandokan, tu sei molisano, però lavori a Napoli, va bene? Quindi penso che questa notizia l'avete sentita più forte ancora di come è stata percepita nel resto del mondo. Beh, guarda, io ovviamente non posso che associarmi voglio dire, all'entusiasmo, nel senso all'ottimismo, che è ovvio che sia una collaborazione molto importante, che c'è una prospettiva molto importante. Sarei un po' cauto in questa fase iniziale, perché ancora non sappiamo nulla di questo, tra virgolette, pentimento, che poi è l'inizio di una presunta collaborazione con la giustizia. Il pentimento, lo abbiamo detto tante volte, è un'altra cosa, e non sappiamo se lui sia effettivamente un pentito o se intenta diventare un collaboratore di giustizia per altri fini, peraltro legittimi, peraltro presupposti dall'ordinamento, nel senso che noi abbiamo sempre detto non occorre un pentimento
sul piano morale o sul piano valoriale, basta dare un apporto a quelli che sono, a quella che è la scoperta dei traffici e dei reticoli criminali che sono a conoscenza del soggetto collaboratore. Ora dobbiamo innanzitutto accertarci che lui sia un collaboratore autentico, che non abbia fini che non siano quelli che la legge vuole affinché si possa poi qualificare un soggetto come collaboratore. Bisogna vedere che quantità e che qualità di informazioni lui riesce a e vuole fornirci. La speranza è quella, appunto, come si diceva, di arrivare a un po' collegare tutto il giro affaristico tra politica, pubblica amministrazione e imprese, per capire, voglio dire, cosa ha governato quella terra in tutti questi, cioè qual è la realtà che in tutti questi anni in qualche modo ha imperversato in quella terra, sperando anche di riuscire poi a capire anche come il territorio sia stato inquinato e deturpato ed eventualmente anche correre ai ripari, perché qui si pongono anche profili di salute pubblica. Ecco, insomma, riassumendo, io sarei ancora molto cauto, perché lui deve parlare entro 6 mesi, come la legge prescrive, deve dire tutto, poi bisogna trovare i riscontri, poi bisogna formulare appunto i teoremi accusatori che scaturiscono da queste dichiarazioni. Questi teoremi devono passare al vaglio della magistratura giudicante, è un percorso ancora molto lungo. Ecco, la speranza è che l'approdo sia quello che abbiamo detto, però al momento io sono ancora molto cauto. Sì, è proprio su questo che dovremmo concentrarci quando facciamo riferimento alla collaborazione con la giustizia di Francesco Schiavone. Ricordiamoci che lui ha avuto contatti con i cosiddetti colletti bianchi di cui tanto si parla. Io ho già sentito in televisione come in un certo senso si è già mossi per dire che la sua collaborazione non porterà a niente di che, perché sono tanti anni che è in prigione, perché ormai è vecchio e potrebbe fare solamente considerazioni su ciò che è passato. Gli dicono di trovare prima la cassaforte, poi la chiave per la cassaforte, poi il luogo per la chiave per la cassaforte, quindi si ritorna sempre in questo circolo. Noi pensiamo, almeno io penso, che anche le rivelazioni del passato siano necessarie da fare. Io voglio sapere quale politico, anche se morto, ha avuto affari con la camorra. E poi cosa dobbiamo dire? Che perché un rifiuto radioattivo è stato seppellito 30 anni fa, allora tanto vale, via, lasciamo correre? No, non credo. Secondo me sa molto anche del presente, comunque, lui sa molto anche del presente. Però posso dire una cosa, secondo me voi siete troppo cauti e troppo scettici. Allora io comunque tutto questo cautismo non lo vedrei, siete troppo preoccupati e troppo scetticismi. Lui ha affermato, io sono un uomo d'onore e dirò tutta la verità, quindi non vedo perché siete così preoccupati che lo io perché è una battuta, l'ha promesso, è una battuta. Io perché sono un giudice, quindi so che gli esiti processuali poi possono non essere quelli sperati. Fa un certo effetto, no? Io non credo che lui lo volesse dire in modo mafioso, però fa un certo effetto sentire dire io sono un uomo d'onore e dirò tutta la verità. Fa un certo effetto, no? No, dicevo, io sono cauta perché sono convinta che gli inquirenti già stanno facendo delle indagini, sicuramente c'è qualcosa che bolle in pentola. Quindi sì, no, è giusto essere cauti, abbiamo visto comunque anche col vecchio ex boss della 'Ndrangheta calabrese, Nicolino Grandaracchi, che poi comunque con Nicola Gratteri non è riuscito a farla franca ed l'ha smascherato. Sicuramente comunque, se dovesse dire tutta la verità, è una collaborazione che scatenerà un certo terremoto. Ma adesso con noi si è collegato Luigi Giuliano Junior, che è figlio di Nunzio Giuliano. Noi stiamo seguendo la storia di Nunzio Giuliano, non è tanto nota ai tanti, ma noi vorremmo che invece lo fosse, perché è una storia veramente interessante. Ciao Luigi, come stai? Ciao, buonasera, bene, grazie. Ero qua al supermercato facendo la spesa, in verità, poi mi sono fermato in macchina. Va bene, buonasera a tutti. Buonasera. Per parlarci di tuo padre, hai il libro in mano di tuo padre? No, mi dispiace, non ce l'ho il libro con me, sono in macchina. Non pensavo che fosse domani, ho perso la memoria ultimamente. Non ti preoccupare, quindi comunque poi mostreremo la copertina del libro. Allora Luigi, tu sei una persona che hai un padre che ha cercato, appartenente a una famiglia importantissima di Napoli all'epoca, comandava tutto Forcello, quindi il Giuliano, che è quindi tuo zio Luigi Giuliano Senior, se così lo possiamo chiamare, è stato un importante boss. Invece tuo padre, che è cresciuto in quel quartiere, ha cercato sempre in qualche modo di allontanarsi dalla camorra, di allontanare voi figli
dalla camorra e di consigliare ai giovani di stare lontano dalla camorra, fino a quando nel 2005 l'hanno assassinato, probabilmente per il suo attivismo. Poi aveva perso un fratello, un figlio, tuo padre, giusto? Prego, Luigi. Sì, mio padre ha perso un figlio, mio fratello, proprio perché cosa succede? L'ho spiegato ieri. Mio padre nell'84, perché fino ai 14 anni ho vissuto a Forcella. Poi lui ha fatto dei piccoli reati perché non è andato a scuola, non ha avuto cultura, non ha avuto, e si è trovato a fare questi reati e si è trovato in galera. Poi dopo lui ha preso coscienza, ha voluto che i figli non vivessero la stessa vita che aveva fatto lui e ne voleva un futuro migliore per i figli. Quindi si allontana da Forcella e andiamo ad abitare in una zona molto dove c'è la cosiddetta società civile. Andiamo a scuola in queste zone qui. Però dopo due mesi che abitavamo lì, mio padre fu arrestato per il cognome che porta e si fece 3 anni e mezzo di carcere, che poi purtroppo noi eravamo presi da, dalla questione dei nostri zii, perché dall'altra parte avevano potere, noi eravamo affascinati da questa cosa e abbandoniamo la scuola. E per 3 anni e mezzo ci siamo trovati, poi mio fratello poi dopo è morto perché ha conosciuto la droga, anch'io ho conosciuto la droga, e purtroppo mio padre poi esce, trova il figlio morto e inizia a fare la prima battaglia lui contro, perché inizia a farlo pubblicamente. Inizialmente non l'ha fatto pubblicamente perché comunque non c'era niente da dire, poi dopo 3 anni e mezzo di carcerazione lui si è ribellato a tutto un sistema di malavita, e poi è stato, non è stato mai creduto, non è stato mai, è stato sempre emarginato, fino a quando poi è stato lasciato solo ed è stato assassinato. Però mio padre, già nei primi anni 80, nonostante avesse la famiglia in quel periodo che comandava quasi tutta Napoli, aveva preso le distanze. È andato come è andata, e dispiace molto per quest'uomo che non viene ricordato in tutto il percorso che ha fatto, perché poteva dare veramente un contributo a Napoli. Invece non è stato utilizzato, non è stato, è stato totalmente lasciato solo. Ed è un peccato, perché mio padre veramente era una luce per una Napoli particolare. Ha previsto tutto, tutto, l'ha previsto tutto, perché andava nelle scuole, si occupava di socialità, andava nelle scuole a parlare. È uscito un libro che abbiamo detto prima, però poi è stato un peccato che è stato lasciato solo, tutto qua. Sì, il libro che comunque possiamo far vedere qui dalla copertina, che, eccolo così, Diario di una coscienza, quindi noi vi consigliamo di andarlo a prendere. Dove si può trovare, Luigi? Beh, il libro si trova, qualcuno l'ha trovato su eBay oppure su Amazon. Però sono, perché il libro, ecco, il libro che non parla di violenza, no? Parla sì di camorra, ma parla di, è un libro molto costruttivo, solo che è andato come è andato, sono vendute pochissime copie. Inizialmente bisognava che andasse nelle scuole e poi ha trovato la strada che ha trovato. Noi raccontiamo questa storia di Nunzio Giuliano proprio perché la riteniamo una storia veramente valida e un messaggio importantissimo per i giovani napoletani, ma non solo per i giovani napoletani. E quindi ti dico la sincera verità, poi credo che non siamo gli unici, noi siamo onorati di non dimenticare tuo padre, di aver conosciuto tuo padre e di non dimenticarlo, conosciuto a livello letterario, perché non ho avuto questo onore di conoscerlo. Valeria Scarlatta, tu ci hai portato Luigi Giuliano, quindi tu lo conosci ancora più di noi. Le tue considerazioni? No, io dico che Nunzio Giuliano intanto ha avuto tantissimo coraggio ad affrontare la camorra negli anni dove c'era una guerra spietata. E ho letto e ho visto degli interventi che si trovano anche su YouTube di lui nelle scuole, dove lanciava veramente dei messaggi importanti ai ragazzi contro la droga, di non accettare, di non scendere mai a compromessi con la camorra. Sono messaggi per i ragazzi di Napoli positivi, che purtroppo in questo momento stanno mancando, e forse far conoscere di più Nunzio Giuliano e i suoi messaggi può aiutare questi ragazzi ad uscire da un contesto malavitoso, no? Che Nunzio Giuliano
ha dimostrato che si può far parte sì di un contesto malavitoso, ma se si ha coraggio e determinazione si può uscire da quel contesto e occuparsi del sociale, nell'aiutare gli altri. È proprio per questo che è un esempio, perché se lui è nato in quegli ambienti, anche lui sarebbe stato costretto a continuare con la domanda, quella direzione. Posso fare una domanda, Luigi? Sì. Luigi, buonasera. No, è molto ciao, buonasera, Daniele. Che ha raccontato. Io le volevo chiedere se ha dei figli e se come vivono, voglio dire, questo il rapporto dei suoi figli, se lei ha dei figli. Con no, la... non ho figli. A figli, a nipoti, voglio dire, c'è una generazione successiva. C'è mia sorella, ecco, è stato il sogno di mio padre, perché è l'unica Giuliana laureata. Come vivono il rapporto col passato familiare? Ecco, questo mi interessa sapere. Mia sorella vive talmente in un'altra dimensione, proprio quella che voleva mio padre, che non è che lei ha dimenticato, porta delle cose nel cuore. Però non vuole rammentare, vuole ricordare ma non rammentare, vuole portare delle cose nel cuore, però fa la sua strada perché ha dei figli, lei è sposata con un dentista, vive tutto un altro pianeta e non vuole avere a che fare più con niente e non vuole tornare sulle sofferenze. Ha la sua vita, i suoi figli che crescono come mio padre voleva che crescessero. Ho capito. E vive nella dimensione. Ma tra la nostra generazione e quella che ci segue invece, la generazione più giovane, lei nota delle differenze o no? Differenze nell'approccio verso la malavita, voglio dire, nella considerazione della malavita. No, ma questi ragazzi che si vedono adesso non hanno rispetto per niente. Ci sono dei ragazzi che violenti e si mettono pure a sfidare il boss. Una volta, se qualcuno, come capitava a Forcella, un ragazzo non si sognava mai di fare una cosa senza a testa sua, non succedeva mai. Adesso un ragazzo se ne frega di tutto sono diventati molto più violenti. Mio padre, quindi, dire, questo è un messaggio terribile che sta, è un messaggio purtroppo terribile. Sì, purtroppo le cose sì, stanno peggiorando, non migliorando. Con questi ragazzi sì. Allora, siamo in chiusura. Allora, non ho avuto modo di presentartelo. Lui è Daniele Colucci, il giudice che lavora a Napoli e comunque anche vicepresidente vicario dell'associazione. E poi comunque Mary, ieri abbiamo avuto Luigi con noi in diretta. Una battuta veloce. Grazie più alla regia. Ma indubbiamente Luigi ha avuto modo di leggerci alcuni passi del libro, libro voluto da suo padre. Ed è stato veramente toccante, in certi momenti veramente il messaggio lanciato da Nunzio è stato un messaggio molto forte, se pensiamo già all'epoca, negli anni Ottanta, veramente direi che è stato un precursore dell'antimafia e come tale andrebbe ricordato e andrebbe anche fatto conoscere ai più giovani. Io volevo chiedere però a Luigi che cos'è che non riesce a dimenticare di suo padre, cos'è che ricorda? Se vado mi viene da piangere un po'. Scusate l'emozione. Da psicologa mi viene da piangere. No, perché io con mio padre, ecco, in casa lui pretendeva che si parlasse in italiano, io ascoltavo molta musica con lui, perché a lui piaceva ascoltare molto jazz, molta classica, mi ha trasmesso questi valori della musica, non mi ha mai fatto ascoltare fetenzie che si ascoltano in questi quartieri, ha sempre voluto che io andassi a scuola e ho questi ricordi con lui quando si ascoltava spesso la musica, con lui era bello stare con lui, che è una persona straordinaria, ti dava molta energia, ti liberava, quando parlavo con lui mi liberava, perché io cadevo sempre nel vittimismo, lui detestava il vittimismo. Dicevo, tu devi sempre agire, non devi fare la vittima. Perché io poi ho iniziato, dopo tante sciocchezze che ho fatto, iniziavo dopo a fare la vittima. E lui detestava che io facessi vittimismo. Va bene, allora, ci siamo. La puntata oggi si è conclusa. È stata una puntata blitz, diciamo, molto veloce.
Che mi dispiace dire, che non ho il libro. Mi dispiace che non ho il libro. No, ma l'abbiamo mostrato noi, non ti preoccupare, sarà per le prossime volte, per le prossime dirette. Non è un problema. Questo qui è il libro, lo potete trovare su Amazon principalmente. Io invito appunto a comprarlo, spero, invito i rettori, i presidi delle scuole di far girare questo libro all'interno dei loro istituti, così di far conoscere questa storia ai giovani. Aspettiamo con grande ansia anche il film dedicato a Nunzio, così che magari incrociamo le dita, possa essere un media di diffusione di una cultura antimafiosa, anticamorrista. E che dire? Ma dico che comunque inviteremo di nuovo Luigi, che ieri abbiamo fatto una diretta su Striscia l'Antimafia su TikTok, e quindi possono trovare la diretta che abbiamo fatto, e quindi avremo modo di parlare ancora una volta di Nunzio Giuliano. Perfetto. E io vi ringrazio, grazie mille. Quindi, con voi c'era Luigi Bonaventura, c'era Nemo Bonaventura, Peri Petrillo, Valeria Sgarlatta, il giudice Daniele Colucci, Luigi Giuliano, qui con voi. A giovedì prossimo alle 21:05, fate i bravi ma non troppo. Un abbraccio. Ciao a tutti.